Voglio stare così, dimmi sempre di sì. Che facciamo un casino enorme. Loro si chiamano Nameless, un gruppo rock pesarese senza nome ma con una chiara identità. Innanzitutto vi chiedo nome, cognome e strumento: Io sono Simone Bellachioma, suono la tastiera e faccio i cori. Lorenzo Schiesaro, è cantante, basso e chitarra acustica. Io mi chiamo Guido Rastelletti e faccio percussioni e cori. Edoardo Ricciarini, chitarra ritmica e basso. Tommaso Santini, chitarra solista. Sono cinque ragazzi giovanissimi nati tra il 2008 e il 2009 e la loro vocazione musicale li ha portati da neanche un mese a collaborare con il punto di riferimento per eccellenza quando si parla di Talent Scout. Sotto l'ala protettiva di Claudio Cecchetto, i Nameless concluderanno il loro primo tour proprio a Pesaro il 3 settembre in Piazza del Popolo, in occasione della Mezzanotte Bianca dei Bambini, organizzata da Hotels e coordinata da Pesaro Village e Coccole Sonore. E voi cinque come vi siete conosciuti? Cos'è che vi ha accomunato? Allora noi andavamo insieme alle medie e noi quattro abbiamo iniziato nella scuola, eh, nella scuola nostra il progetto del, della band della scuola e abbiamo suonato il concerto insieme e quindi abbiamo deciso di riunirci, abbiamo poi preso anche lui che quella volta non c'era ma l'abbiamo aggiunto in seguito. E da qui il nome è Nameless com'è nato? Allora eh, abbiamo cercato tanti nomi e... L'unico nome che abbiamo trovato è questo che ha detto Tommy una volta, perché ave, avendo tanti nomi che non sapevamo scegliere abbiamo scelto proprio senza nome, vuol dire nameless. Il vostro tour si concluderà appunto a Pesaro per la Mezzanotte Bianca dei bambini. Eh, che emozione avete nel tornare a Pesaro e nel cantare davanti al vostro pubblico? Ah, siamo molto contenti di concludere qua perché è la nostra città e poi sicuramente ci sarà anche molta gente che conosciamo. E Sono molto felice di suonare qui e sarà anche il giorno del mio compleanno. Quindi. I War Republic è la loro fonte di ispirazione, l'amicizia a renderli affiatati, il giovane talento a tenere alte le aspettative. Io eh, spero sempre di eh, vivere una vita davanti al, sul palco, davanti a tante persone e spero magari un giorno di suonare in un grande stadio, ad esempio un, un Olimpico, un San Siro magari. Siete anche i nameless? Certo, certo, tutti insieme. Siete da ora sotto l'ala protettiva di Claudio Cecchetto, che sensazione vi ha fatto e vi ha provocato questo nome e se lo conoscevate già? Eh, in realtà allora, lui io lo conoscevo di nome ma perché è il padre di Jody Cecchetto e quindi anche loro credo lo conoscevano Jody e, e quindi la, lo conoscevamo per quello però sapevo dopo, ho anche indagato, sapevo che era un importante talent scout e abbiamo visto tutti i nomi che ha scoperto e quindi siamo molto fieri di essere con lui. Claudio Cecchetto, come è nato questo rapporto intimo tra di voi e che cosa ha intravisto in loro? Ma io ho visto un, un loro video. Ho visto che erano giovanissimi. Mi ha interessato questa cosa. Ho detto allora, solo, non solo baby gang, ma anche baby band: anzi, sono le cose che più mi interessano. E quindi ho voluto avvicinarli. Sono andato ad una festa, alla festa del basilico, perché sapevo che eh, suonavano lì. Hanno fatto un'ora e mezza di spettacolo. Mi hanno interessato e quindi gli ho proposto: ho detto, per, perché non fare un piccolo mini tour tur estivo visto che eh, avete finito la scuola siete in vacanza e devo dire che avevano già organizzato le loro vacanze invece hanno cambiato tutto il programma e adesso sono in tour io sono venuto qua sapendo che era la città della musica e ho incontrato dei giovani che fanno buona musica Appuntamento quindi al 3 settembre, che cosa porteranno sul palco i Nameless? Beh, il loro repertorio ma soprattutto la cosa che eh, mi è piaciuta è che hanno fatto anche un brano inedito quindi probabilmente presenteranno in anteprima questo brano. Dal titolo? Eh, quando mi abbandoni. In bocca al lupo a lei e ai Nameless. Alla grande, anche a voi. Dimmi che quando io